a tutti fringuelli, benvenuti in questo nuovo video. Scusate, ho un po' di musica house nelle cuffie. Perché faccio questo video? Perché voglio parlarvi di quanto è difficile rispondere ad una domanda. Cioè, qual è la bicicletta migliore, Davide, che hai provato o che vedi sul mercato? Rispondere a questa domanda, ragazzi, è impossibile, oltre che difficile. Perché quello che io cerco in una bicicletta non è quello che cercate voi, o viceversa. Vi posso dire per esperienza personale che fino a qualche tempo fa io cercavo nelle biciclette la leggerezza. Per me una bicicletta qualitativamente ottima era una bicicletta leggera, quindi mi incaponivo in telai super leggeri, mi incaponivo in componenti rastremati fino all'ultimo grammo, perché secondo me in quel tempo era importante andare forte in salita, avere quindi un mezzo leggerissimo. Poi col tempo ho cambiato approccio, mi sono avvicinato all'aerodinamica, ho iniziato a studiare le biciclette aero, i vantaggi che portano in termini di penetrazione aerodinamica, di limitazione alla resistenza all'avanzamento, così mi sono comprato una Giant Propel Advanced in carbonio, profili aerodinamici, cerchi d'alto profilo e bla 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 e quant'altro. E questo mi ha fatto scoprire un nuovo mondo che a un certo punto però si è esaurito, perché adesso se voi mi doveste chiedere nel 2023, Davide, qual è secondo te la bicicletta migliore da comprare, io vi direi, e questa risposta è un po' cerchiobottista, o come direbbe qualche vecchio amante della politica, una risposta democristiana, è la bicicletta che ti fa divertire. Guardate, non è stato facile trovare la bicicletta che mi fa divertire. Mi arriverà lunedì, quindi non vi anticipo niente, soltanto gli abbonati al canale sanno che tipo di bicicletta arriverà. Non vi anticipo niente, però per trovarla ci ho messo un pochino, perché è una categoria di biciclette, diciamo così, non troppo diffuse, che permettano un ampio utilizzo. Sono biciclette molto reattive, con un baricentro leggermente più alto, tanto per darvi qualche indizio, rispetto a una gravel, e tutto sommato sono anche biciclette molto leggere. Quindi ecco, questo nel 2023 è per me l'identikit della bicicletta che mi fa divertire. Come avrete capito, fringuelli, rispondere a questa domanda dipende da molte cose, da quello prevalentemente che noi cerchiamo in una bicicletta, che come avete visto anche su di me varia nel corso degli anni. Magari fra 5-6 anni cercherò qualcos'altro in una bicicletta, cercherò una bicicletta magari comoda, una bicicletta che non mi faccia impazzire con la manutenzione, e chi lo sa, fra qualche anno magari arriverà un'ennesima nuova bicicletta che mi farà, come posso dirvi, divertire nuovamente, ma però con altre caratteristiche. Insomma, fringuelli, fatemi sapere secondo voi qual è la bicicletta migliore sul mercato, quali caratteristiche deve avere. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video, buon allenamento, alla prossima, ciao!